Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò di Marte che sta perdendo una luna ma avrà un anello. Phobos sta precipitando ed esploderà in una nube di detriti, quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. Un anello può coronare una travagliata storia d'amore anche nello spazio. È il caso del pianeta Marte che sta stringendo sempre più forte a sé la maggiore delle sue lune, Phobos. Quest'ultima, che mostra già sul volto i primi segni di sofferenza, è pronta a farsi annientare in questo abbraccio mortale come una vera eroina romantica per poi disperdersi in frantumi. Tutto per poter regalare a Marte uno splendido anello destinato a cingere il pianeta rosso per ben 100 milioni di anni. Un finale strappa lacrime dunque, che però non faremo in tempo a vedere dato che accadrà nell'arco dei prossimi 20-40 milioni di anni. A prevederlo sono due planetologi dell'Università della California a Berkeley che pubblicano i risultati sulla rivista Nature Geoscience. La protagonista assoluta dell'articolo è proprio la luna suicida Phobos, che orbita a circa 6.000 km da Marte. Letteralmente rapita dalla sua attrazione gravitazionale, Phobos gli si sta avvicinando di 2 metri ogni 100 anni, come hanno stabilito qualche giorno fa gli esperti della NASA. I solchi che stanno comparendo sempre più numerosi sulla sua superficie sarebbero proprio i segni impressi dall'abbraccio del pianeta. Secondo i calcoli dei due ricercatori di Berkeley, la luna marziana sarebbe composta da materiali piuttosto morbidi, destinati ad andare in frantumi nel giro di 20-40 milioni di anni. I blocchi più grossi potranno ricadere sulla superficie di Marte generando nuovi crateri, mentre i frammenti più piccoli si potranno disperdere dando vita ad un anello, denso quanto i più famosi anelli di Saturno, che è destinato a persistere per un lungo periodo fino a 100 milioni di anni. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante. Oggi abbiamo parlato di Marte e di questo evento astronomico che accadrà fra 20-40 milioni di anni, come dice questo articolo. Naturalmente non credo che l'umanità sarà ancora presente qui sulla Terra per come stanno andando le cose attualmente sul nostro pianeta, però insomma, se dovessimo arrivare fino a quell'era lì, sicuramente potremmo godere di un Marte con gli anelli, e soprattutto non immagino come si potrà vedere dalla Terra appunto gli anelli di Marte. Sappiamo che gli anelli di Saturno con un telescopio anche non gigantesco riusciamo a vederli, immaginiamoci comunque Marte che con i suoi anelli potrebbe veramente deliziarci i cieli notturni. Quindi per adesso non è ancora niente di particolare, non è ancora nulla, però in futuro, in un futuro lontano insomma, avremo probabilmente il pianeta rosso con gli anelli e sarà il secondo signore degli anelli del nostro sistema solare. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!